Ciao a tutti, oggi prepareremo la rista all'arancia. Questa ricetta si divide in due fasi. La prima fase è una fase di preparazione. Gli ingredienti sono succo d'arancia, olio, sale, pepe, noce moscata, rosmarino, bucce di arancia, zenzero, aglio e alloro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la marinata. Versiamo all'interno del boccale gli aghi del rosmarino, le bucce dell'arancia, le foglioline di alloro, l'aglio e lo zenzero. E facciamo tritare il tutto per 10 secondi a velocità 8. Adesso andremo a versare il nostro trito sulla carne. Adesso andiamo a distribuirlo su tutta la carne, massaggiandola. Adesso andiamo a mettere il sale anche sulla parte sotto della carne, lateralmente. Aggiungiamo il pepe la noce moscata massaggiate bene la carne. Andiamo ad aggiungere l'olio. E completiamo col succo d'arancia. Adesso andiamo a coprire il tutto con la pellicola trasparente e lasciamola marinare in frigo per 4 ore. Trascorse 2 ore, riprendiamo la carne e giriamola dall'altro lato. Dopo aver fatto marinare la carne, adesso passeremo alla seconda fase della preparazione della ricetta. Il tempo di preparazione in questa fase sarà di 1 ora e 10 minuti. Gli ingredienti sono scalogno, olio, succo di arancia, acqua, liquore all'arancia, uno spicchio d'aglio, brandy, amido di mais, dado vegetale Bimbi e prezzemolo fresco. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale l'aglio e lo scalogno e tritiamo per 5 secondi a velocità 7. Poniamo sul fondo versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti
120 gradi, velocità 1. A questo punto andiamo a posizionare la carne sopra le lame. Andiamo a versare la marinata. Mettiamo un cucchiaino di dado vegetale fatto col Bimby. Versiamo l'acqua. Il succo d'arancia. E il brandy. Facciamo cuocere per 30 minuti. Gradi, velocità 1. Adesso gireremo la carne. E la cucineremo per altri 30 minuti. Gradi, velocità 1. La carne è pronta. Andiamola a mettere da parte lasciando il sugo all'interno del boccale. Dopo aver tolto la carne dal boccale, andiamo a riposizionarlo sul Bimby. Versiamo il liquore all'arancia. L'amido di mais. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, andiamo a posizionare il cestello per evitare gli schizzi e cuociamo per 3 minuti, 100 gradi, velocità 4. Adesso dal foro del coperchio andiamo ad aggiungere il prezzemolo. Riposizioniamo il cestello, amalgamiamo il tutto per 15 secondi a velocità 4. Il sugo è pronto. Andiamo a impiattare. Arista all'arancia. Grazie e alla prossima ricetta.